Buongiorno e bentrovato, dottor Manchiaro, esperto in terapia del dolore. E siamo qui di nuovo assieme per affrontare un tema che abbiamo già avuto modo di affrontare assieme, che è quello del mal di testa, il mondo del mal di testa e delle cefalee. Ma quello che le volevo chiedere è, per il paziente, per la persona che è affetta da questo tipo di patologia, c'è un percorso da affrontare, oppure ci sono delle strade da seguire? Cosa ha da suggerirci o da suggerire ai nostri ascoltatori? Beh, buongiorno a tutti. Direi che, come abbiamo detto nella precedente puntata, la diagnostica è fondamentale, nel senso che per fare diagnosi di cefalea, emicrania, mal di testa, eccetera, c'è la necessità prima di escludere patologie dell'endocranio. Pensiamo a patologie legate a lesioni occupanti spazio. Neurinomi, meningiomi, oppure pensiamo a patologie vascolari che possono determinare delle alterazioni, dei conflitti nervovascolari. Quindi, una volta escluse queste grosse patologie, diciamo primitive, che generalmente sono escluse con indagini radiologiche, risonanze magnetiche TAC con o senza mezzo di contrasto, ANCE, TAC, ANCE, RMN, parliamo dei disturbi più comuni e quindi disturbi che sono legati ad esempio a forme tensive. Pensiamo a cefalee di origine occipitale, ad esempio cefalea di Arnold, oppure pensiamo a forme di cefalea legata a disturbi dei dischi intervertebrali cervicali. Pensiamo a forme di cefalea legate a problemi odontoiatrici, pensiamo a cefalee legate anche a disturbi visivi. Ecco, quando c'è una componente visiva bisogna sempre escludere delle patologie che derivano dalle zone più interne del cranio, quindi patologie dell'ipofisi, dell'asse ipotalamo-ipofisi. Ci sono poi delle forme di cefalea, pensiamo alla cefalea a grappolo, che ha determinate caratteristiche, quindi in cui una diagnosi differenziale è, diciamo, effettivamente semplice, tra virgolette. Non dobbiamo dimenticare che cefalea a grappolo probabilmente è la forma di cefalea più drammatica, più invalidante, localizzata prevalentemente a livello oculare, che si estende poi alle strutture limitrofe con sensi traffittivi all'interno dell'occhio, con eccessiva lacrimazione, con fenomeni poi legati al sistema nervoso autonomo, quindi con congiuntiviti, lacrimazioni, quindi fenomeni quindi di ipersensibilità anche fino a vere e proprie nevralgie che coinvolgono l'emifaccia. Quindi la diagnosi, il primo passaggio quando arriva da noi un paziente con un'indicazione di valutazione per cefalea è quella di escludere patologie dell'endocranio. Una volta escluse le patologie dell'endocranio, ecco che andiamo a valutare patologie, diciamo, meno pericolose, tra virgolette, ma non meno aggressive da un punto di vista sintomatologico. Esistono delle classificazioni delle cefalee che sono specifiche, altamente sensibili e quindi degli aiuti diagnostici a tutti coloro i quali che si occupano di trattamento del mal di testa. Dottore, io la ringrazio perché sicuramente ascoltare da parte di un professionista quello che è il percorso, i vari step da seguire a fronte di determinate problematicità, credo sia un'attività di grande utilità. Io la ringrazio, le porgo i miei saluti da parte mia e della redazione. Grazie a voi per l'opportunità, un grande saluto a tutti i lettori di Vi Salute.